altro importante appuntamento con un'azienda che è diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i principali player del settore agrochimico e industriale. Parliamo di SICIT, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana. Infatti abbiamo questo appuntamento con le aziende quotate al segmento AIM e abbiamo con noi non solo il CEO Massimo Neresini, ma anche lo staff dei principali collaboratori che appunto sono con lui e con i quali potremo anche interloquire. Quindi sarà una cosa particolarmente viva questa. Io ricordo solo, dottore, volevo inquadrare un po' il campo di attività dell'azienda prima di entrare nei dettagli. Diciamo che è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Poi ci spiegherà bene. Però in sostanzialmente loro realizzano prodotti ad alto valore aggiunto per l'agricoltura, biostimolanti, e per l'industria del gesso, i ritardanti. Quindi siamo, e ripeto, è diventata in questi settori un operatore di riferimento a livello internazionale. Insomma, dottore, poi voi puntate molto, che voi siete nel campo dell'economia circolare, a tutto tondo, una cosa che va di moda molto oggi, ma che voi già facevate prima che andasse di moda. Ci fa un brevissimo quadro, insomma, aggiungendo qualcosa, sicuramente ci sarebbe da parlare ore, però a quello che ho tracciato io. Certo, lei mi dà uno spunto fantastico, quello di parlare della circular economy, no? Perché SICIT nasce 60 anni fa, nasce nel 1960 per la trasformazione, l'utilizzo, il riutilizzo. Ricordiamo, dottore, a Chiampo, Beh, nasce a Chiampo come provincia di società. Vicenza. Oggi abbiamo sì due stabilimenti, uno a Chiampo che è la sede storica, diciamo, ristrutturata e in fase ancora, diciamo, di in parte di ristrutturazione, e lo stabilimento cosiddetto nuovo, perché poi ha 20 anni, quindi noi siamo abituati a chiamarlo stabilimento nuovo, ma lo stabilimento chimico che ha 20 anni non è proprio che sia proprio così nuovo. Però vi dicevo, abbiamo 60 anni di storia, quindi noi, senza saperlo, siamo entrati nel settore green, nel settore della circular economy, prima che questa fosse inventata. Perché poi vuol dire qualcuno si è lustrato un po', diciamo, si è fatto bello, no? Con questa parola circular economy. In realtà, diciamo, noi siamo dei pionieri in questo settore qua, e vorrei anche spendere proprio due parole per dire che non tutto è circular economy, no? Perché voglio dire, no, è facile gonfiarsi la bocca per dire faccio circular economy, poi faccio una porcheria da un'altra porcheria e la metto in un settore come quello dell'agricoltura o delle costruzioni o di altre cose, però in realtà non ho fatto circular economy, ho fatto una porcheria sopra un'altra porcheria. Quindi noi gestiamo bene questo lavoro qua in un settore che è quello dell'industria conciaria, molto settore bastonato per tanti tempi, anche giustamente per certi versi, e abbiamo, diciamo, in qualche modo recuperato e messo in piedi dei processi nostri, in parte erano anche brevettati. Oggi, diciamo, passati gli anni, non sono più così, non sono brevettati, non più, però, diciamo, ecco, questo lavoro di recupero e di riutilizzo della parte collagenica, della proteina del collagene della pelle per produrre degli idrolizzati proteici, cioè delle miscele di amminoacidi e di peptidi, di piccoli peptidi. Questo ha portato SICIT ad avere un grande successo negli anni, introducendo questi prodotti tailor-made, se mi consente la parola, l'inglesismo, no, però diciamo prodotti per. Loro se la ridono, mi scusi, dopo un po' tagliare, loro se la ridono perché io li riprendo sempre quando mi parlano con qualche, quando dicono qualche parola in inglese, dico cazzo, siamo in Italia, no, parlate in Certo. Italia.
Dottore, allora, intanto mi scusi, ci presenti i collaboratori? Sì, io vi presento molto più che volentieri il dottor Paterniani, Alessandro, che è qui di fianco a me, che è un agronomo con grande esperienza, diciamo, è proveniente dalla Bayer, con grande esperienza nel settore agronomico ed è il nostro nuovo direttore, diciamo, e pilastro per quanto riguarda la parte, diciamo, dei biostimolanti e dei ritardanti, dei prodotti industriali in genere. Certo. Poi c'è il dottor Giampaolo Simionati, che è il nostro CFO, quindi anche lui ha un pilastro aziendale, è entrato anche lui da poco, da circa un anno in azienda, ed è un fondamento per questa azienda, soprattutto nel prossimo futuro, con la quotazione, ma non solamente per la quotazione di per sé, no? Ma in qualche modo per il controllo di gestione, per riuscire ad essere una società, un ammodernamento di una società che era strutturata da poveri vicentini come una società, diciamo, quasi familiare, no? Ecco, questo è un po' quello che stiamo facendo. È un grande lavoro con la fusione che abbiamo avuto con la business combination con Student Italy e la vecchia, diciamo, SICI 2000. Abbiamo prodotto questa SICI Group che oggi è una società assolutamente leader nel mercato della produzione dei cosiddetti biostimolanti. Certo. Che vorrei spiegarle in qualche modo, poi se il dottor Paterniani vuole aggiungere qualcosa di ecco, più. Vediamo subito. Volevo anche sottolineare, dottore, che voi siete una società nota anche perché gli investimenti in ricerca e sviluppo sono costanti e importanti, insomma, perché la sostenibilità è anche e soprattutto questo, poi. Guai se non li avessimo fatti, certo. Guai se non avessimo fatto una scelta di questo tipo. È stata una scelta coraggiosa, fatta inizialmente da un gruppo di conciatori che hanno, diciamo, subito preso in mano le redini di questa società, ed è per questo che siamo arrivati dove siamo arrivati. Cioè, non saremmo mai arrivati, diciamo, a questi valori, no, di fatturato, certo, presenza nel mondo, oltre 70 paesi, diciamo, no, una società che si avvicina ai 60 milioni di fatturato, voglio dire, no, un'EBITDA strepitoso, cioè voglio dire, non saremmo mai riusciti a fare una cosa del genere se non fosse stato per, diciamo, l'imprenditorialità un po' strana, se vuole, no, di questi conciatori vicentini che hanno visto la possibilità di sviluppare dei prodotti interessanti. Insomma, una bella storia italiana, dottore, una bella storia italiana. È una grande, bella realtà italiana, diciamo, se paragonata con altri settori industriali, con lo stesso settore industriale che è quello del cuoio e della produzione della pelle, ma in altri paesi, lei può vedere ancora dei disastri. Certo. Mentre proprio il fatto che noi, diciamo, abbiamo sviluppato, integrato processi nostri, lei immagini che la normativa sui sottoprodotti di origine animale, la 1069-2009 della Comunità Europea, riporta ad un certo punto la produzione per la produzione di idrolizzati proteici, la nostra metodologia, cioè noi abbiamo lavorato e siamo un brufolino veneto che è riuscito a portare in Europa e a far approvare in Europa un segmento di normativa che definisce gli idrolizzati proteici quelli che fanno SICI sostanzialmente. E questa è una cosa incredibile. Se... Ottimo. Dottore, volevo sentire anche i suoi collaboratori. Certo. Adesso andando un po' su... Mi ha stupito che voi avete un'edità molto elevata, perché praticamente nel primo trimestre, per restare agli ultimi dati, nel primo trimestre del 2020 è il 40% dei ricavi. Insomma, è un elevato. Vorrei anche sottolineare che i ricavi sempre nel primo trimestre sono cresciuti di quasi il 26%, 25,6%. E insomma, sono dati che vi danno una spinta. Però la domanda è questa. Il mercato sta risentendo del,
dell'emergenza sanitaria a questo tipo di mercato, perché immagino che anche l'attività di Concia, eccetera, abbia avuto degli stop, insomma, in questo periodo. Certo, io spendo solo due parole iniziali, sì. Poi lascio la parola al dottor Paterniani, che li illustrerà sicuramente meglio di me gli aspetti, diciamo, attuali e futuri per quanto riguarda i biostimolanti e i ritardanti. Vede, la nostra società è un'industria chimica, quindi è stata considerata strategica, non è mai stata fermata, diciamo, per il Covid-19. Quindi noi abbiamo sempre proseguito, intelligentemente, facendo costantemente, l'abbiamo sempre fatto, scorte a fine anno, siamo riusciti a proseguire e a dare costantemente, a rifornire i nostri clienti continuamente durante anche, diciamo, la cosiddetta fermata. È chiaro che ne abbiamo risentito un po' dal punto di vista della materia prima, perché la Concia, non essendo una società, diciamo, una compagnia strategica, no, un settore strategico, ovviamente non ci ha rifornito di materia prima. Ma noi siamo andati a pescarla in altri stati, no, quindi siamo andati, quindi oggi abbiamo non siamo più solamente costretti, diciamo, in qualche modo a sfruttare, tra virgolette, no, perché in realtà sono loro che in qualche modo, se mi consente, sfruttano la SICIT, no, perché possono, diciamo, dare sfogo alle loro problematiche pensando al mercato della pelle finale e non a come gestire i sottoprodotti e i rifiuti. Ma voglio dire, in questo momento qua è ripartito un po' tutto. Lei immagini che la società Conciaria è anch'essa una lavoratrice di un sottoprodotto o di un residuo che proviene dalla macellazione. Se si ferma, si ferma la macellazione. Certo. Quindi è una catena un po', no, che si muore. Sentiamo su questo anche il dottore. Sì, dunque, allora, l'ingegnere Meresini ha commentato... Brevemente, perché il tempo vola, purtroppo. L'ingegnere Meresini ha commentato l'impatto tutt'altro che trascurabile del Covid sulla produzione. Quanto riguarda i mercati a valle, quindi la domanda dei nostri prodotti, abbiamo due situazioni abbastanza distinte tra i biostimolanti e i ritardanti. I biostimolanti si rivolgono all'agricoltura, che è tipicamente un settore anticiclico e anche poco impattato dal Covid. Quindi la domanda si mantiene sostenuta in generale e il nostro posizionamento nel mercato ci consente di puntare alla crescita anche nella situazione attuale. Per quanto riguarda il settore dei ritardanti, c'è un impatto più marcato del Covid, perché alcuni impianti di produzione del gesso sono stati soggetti a lockdown e in generale tutta l'industria edilizia sta subendo un rallentamento. Detto questo, i nostri numeri sono incoraggianti, in parte anche per un effetto anticipo per scongiurare il rischio shortage dei prodotti, e pensiamo che nei prossimi trimestri, sebbene la situazione sia molto incerta, probabilmente siamo sulla strada giusta per comunque perseguire i nostri obiettivi per il 2020. Senta, una curiosità, non so chi vuole rispondere, abbiamo parlato di aree geografiche, di, insomma, presenza e di attività in molti paesi. Quali sono le aree geografiche che hanno nel 2019, che anche adesso stanno mostrando la domanda migliore dei vostri prodotti in termini di performance? Sì. Allora, abbiamo, dal punto di vista, diciamo, per quanto riguarda i biostimolanti, una domanda sostenuta dall'Europa, soprattutto guidata da un anticipo della stagione, quindi le colture agricole per l'andamento climatico sono partite in anticipo e questo guida l'incremento dei consumi. C'è un trend di crescita molto forte anche dalla regione Asia-Pacifico, guidata dalla Cina, ma seguita anche da altri paesi, dalla Thailandia al Vietnam, dalla Corea all'Australia. E quindi queste sono le due aree dove vediamo il trend. Più performanti in termini di aumento della domanda. Mi scusi, volevo sentire, mi ha detto che l'altro suo collaboratore è da poco che è stato nominato. Beh, da poco, da circa un anno. Ho capito male, mi sembrava novembre. Quello di novembre è il dottor Paterniani. Avevo confuso. Il CFO, diciamo, è qua da circa un anno. Allora, gli diamo un compito, perché lei l'ha già fatto egregiamente, ma volevo aggiungere.
Ma quali sono i punti, se dovessi sintetizzare, due o tre punti di forza del gruppo SICIT? Proprio questi sono i nostri punti di forza. Allora, secondo me il nostro grandissimo punto di forza è la capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti con dei prodotti che possono dare un valore aggiunto all'utilizzatore finale e la capacità di gestire l'organizzazione interna in modo di essere reattivi alla domanda dei nostri clienti. Attività che poi mostrano i benefici sui numeri che abbiamo registrato, per esempio, nel primo trimestre. Ogni funzione aziendale ha le sue esigenze, ma cerchiamo di collaborare nella maniera migliore, non sempre facile, ma poi i risultati in questo momento stanno premiando l'attività fatta e le innovazioni portate anche post business combination, per esempio con la riorganizzazione in corso della funzione commerciale che sul lato vendite danno degli ottimi risultati. Senta, un'altra domanda quasi per concludere. Voi ho visto che state preparando, insomma, tutta la documentazione, tutto quanto necessario per passare dal segmento AIM di Borsa Italiana al segmento STAR, che è, insomma, un segmento più impegnativo da questo punto di vista. Perché questo passaggio? Perché siete ormai una realtà che è pronta per farlo, questa la risposta è ovvia. Però quale segnale arriva da questa richiesta, da questo passaggio che farete al segmento STAR? Beh, per la società come SICIT è stato decisamente uno sforzo impegnativo, considerando soprattutto le tempistiche che stiamo gestendo, anche perché nel frattempo la società non è ferma e si è continua a evolversi moltissimo sul lato della operation, molto sul lato commerciale, quindi anche la funzione finance, che in questo momento è la che principalmente sta gestendo il progetto di passaggio all'MTA segmento STAR, diciamo, un po' più coinvolta. Sicuramente per noi il beneficio è in questo momento, almeno da un punto di vista interno, la possibilità di far leva sulle esigenze di reporting e di informazione al pubblico e agli investitori che comporta il passaggio al segmento STAR, ancora di più il nostro sistema di reporting e il nostro sistema di monitoraggio per essere perfetto. Dottor Neresini, cosa abbiamo lasciato indietro? Un'altra trasmissione di abbiamo lasciato indietro semplicemente una cosa, no? Nel momento in cui si è parlato dei pilastri, diciamo, se vogliamo, di SICIT, perché SICIT è così, no? È forte. SICIT è forte perché è affidabile e lo abbiamo dimostrato in questo periodo qua con il Covid, in cui molte società multinazionali si sono rivolte al dottor Paterniani dicendo: ma come fate? No, quindi affidabilità, l'efficienza che abbiamo, siamo forti, no, siamo precisi, la flessibilità che abbiamo, perché in questo momento quando un cliente ci chiede di cambiare una formulazione in maniera estremamente rapida, siamo in grado di soddisfare le esigenze di un cliente che magari è in Costa Rica. No. Certo. E quindi risposte rapide, e la flessibilità, la possibilità di dare un prodotto qualitativamente buono, affidabile, questo è quello che mantiene alto il valore di SICIT. È chiaro che tutto questo avviene perché c'è un grande team di lavoro. Non avviene perché c'è Neresini. Neresini è una faccia storica, no, ma in realtà c'è tutto un team dietro importante. Non solo lo sono i miei responsabili fondamentali, ma guardate il laboratorio chimico, la parte, anche gli operai stessi. Noi non abbiamo fermato la prima parte durante il Covid, durante il lockdown, diciamo, no, delle concedie. Ma noi non abbiamo messo in cassa integrazione nessuno, neanche sono venuti a lavorare in turno lo stesso. Hanno messo a posto gli impianti, hanno fatto quello che normalmente si faceva in agosto. E in agosto si lavora, quindi voglio dire, siamo
questa è la forza di Sigi. Dottor Nerisini, io le ringrazio davvero tanto, è stato chiarissimo, ringrazio anche i suoi collaboratori ed altri che magari non abbiamo sentito, sarebbe interessante sentirli magari anche in un'altra occasione. Grazie mille e complimenti. Grazie a voi. Un quadro non solo di efficienza e di capacità, ma direi anche di speranza. Grazie. Grazie a voi. Grazie.